Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio l'IFEL per questa opportunità che mi dà nell'affrontare questo argomento particolarmente complesso e un'altra cosa importante da dire è che vi saluto tutti e spero che possiate continuare a stare bene anche le vostre famiglie in questo periodo di difficoltà e di emergenza provocato dal coronavirus. Brevemente mi presento, sono Alessandro Gasbarri, sono esperto in materia di fenomeni di corruzione, di prevenzione della corruzione e trasparenza, di performance e svolgo questo tipo di attività in diverse amministrazioni, soprattutto comuni e province, ma ho anche la possibilità di aver svolto questo tipo di lavoro in alcuni enti statali centrali. Come vi dicevo precedentemente, l'argomento è particolarmente complesso, quindi ho verificato che probabilmente, come si suol dire, arriverò un po' lungo in frenata. Di conseguenza non so se riuscirò a rispondere alle vostre domande, perché voglio cercare di essere il più chiaro possibile in quest'ora e mezza. Quindi, laddove non riuscissi a rispondere alle vostre domande, è evidente che io mi rendo totalmente disponibile a rispondere in un secondo mo momento, o tramite IFEL o anche tramite email. Bene, allora, oggi affronteremo questo argomento, però quello che ritengo opportuno fare, innanzitutto è, ribadire che cosa si intende per corruzione, e quindi dare un quadro normativo generale. Poi relativamente ai bandi di concorso vi darò alcune indicazioni rispetto alla trasparenza e quindi come deve essere gestita l'amministrazione trasparente e poi vi darò, però appunto non so se riuscirò, cercherò di darvi alcuni suggerimenti su alcune misure generali, in realtà sono specifiche, però sono generali, quindi vi invito in realtà a fronte dei rischi che si possono verificare nella realizzazione dei bandi di concorso a individuare delle misure vostre specifiche che siano strettamente connesse alla vostra realtà. Bene, significato di corruzione. Significato di corruzione molto più ampio rispetto a quanto si pensava fino al 2012, cioè soltanto agli aspetti penalistici. Definiti dagli articoli del codice penale, quindi la concussione, la corruzione, il peculato. Ecco, dal 2012 in poi l'idea è quella di aumentare il significato, le variabilità della corruzione. Quindi il significato di corruzione si allarga notevolmente. Di conseguenza, laddove c'è malamministrazione, si possono avere casi di corruzione. Un esempio molto semplice e molto pratico è che la pratica che si trova all'ultimo posto in maniera del tutto immotivata e quasi miracolosa riesce a raggiungere la prima posizione, non si ha una situazione in cui necessariamente c'è uno scambio di denaro o di utilità, ma comunque c'è malamministrazione. Mala gestione e di conseguenza è associabile al concetto di corruzione, così come ve lo sto introducendo. Questo significato di corruzione viene ribadito più volte nei vari piani nazionali anticorruzione, trovando delle definizioni diverse, ma alla fine il discorso è sempre lo stesso, cioè non si può privilegiare un interesse secondario rispetto all'interesse primario dei cittadini, utilizzando la propria posizione all'interno della pubblica amministrazione. Inoltre nel PNR del 2019 viene rimarcato e ribadito che per cercare di non fare entrare la corruzione all'interno della propria pubblica amministrazione bisogna mettere in campo una serie di misure. Le misure fondamentalmente sono di due tipologie diverse, sono le misure di tipo oggettivo e le misure di tipo soggettivo. Quelle oggettivo sono strettamente collegate all'organizzazione e al funzionamento del nostro comune, del nostro ente. Quindi,
relativamente, per esempio, alla rotazione del personale, ai controlli, alla trasparenza, cioè sono tutte quelle misure che intervengono nel processo produttivo, nel procedimento. Invece, le misure di carattere soggettivo sono quelle misure che impattano direttamente sul comportamento che deve essere adottato dai dipendenti pubblici. E quindi parliamo fondamentalmente di codice di comportamento e quant'altro. Bene, a questo punto ritengo che sia doveroso, sicuramente sapete meglio di me, però penso che sia doveroso individuare il quadro normativo. Quindi, come detto precedentemente, il tutto nasce nel 2012 con la legge 190, che già riporta un titolo curioso, perché ci dice che disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione, cioè sono disposizioni normative messe in campo affinché si riesca in un certo qual modo a bloccare eventi corruttivi che si possano verificare all'interno della mia amministrazione. Cioè io devo porre in essere, come dicevo poc'anzi, tutta una serie di misure di prevenzione, cioè una legge ambiziosa, perché la voglio definire ambiziosa? Perché vuole aiutare le pubbliche amministrazioni a porre in essere tutta una serie di procedure, di procedimenti, quindi di misure, in modo tale da intervenire per non fare entrare la corruzione. C'è una legge che interviene ex ante al reato. Questa legge 190 poi ha portato nel 2013 a tre provvedimenti molto importanti, che sono il DPR numero 62 del 2013, che è il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e su questo ci torneremo fra un po' quando parleremo di conflitti di interessi collegati al bandi di concorso. Poi ha messo in campo il decreto legislativo numero 33 del 2013, che è il famoso decreto trasparenza, che ha messo in campo e ha creato, tra virgolette, amministrazione trasparente. Il quale decreto legge ha subito delle modifiche a fronte di 3 anni di sperimentazione, passatemi il termine, nel decreto legislativo numero 97 del 2016. Infine, ha portato sempre nel 2013 al decreto legislativo numero 39, che stabilisce e definisce le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Vedremo, per esempio, nella gestione dei bandi di concorso che si ha una situazione molto particolare rispetto all'inconferibilità. Al volo, cosa si intende per incompatibilità e inconferibilità? L'incompatibilità fondamentalmente è sanabile. Io ho l'incarico X, mi viene offerto l'incarico Y, sta a me decidere se mantenere X e quindi rinunciare a Y oppure rinunciare ad X, cioè al primo incarico per prendere il secondo incarico Y. L'inconferibilità, come vedremo invece più nel dettaglio, non è sanabile, cioè io non posso prendere quell'incarico perché magari, per esempio, ho provocato un danno contro la pubblica amministrazione. Bene. Infine, la 190 del 2012 ha diciamo, istituito una nuova autorità che è l'ANAC, che ha preso corpo dalla CiVIT che era stata definita dal decreto Brunetta, e fondamentalmente ANAC svolge un'attività molto importante perché affianca le varie amministrazioni con pareri, delibere e quant'altro, in modo tale da suggerire alle varie amministrazioni come cercare di prevenire e quindi di non fare entrare la corruzione all'interno del proprio ente o della pubblica amministrazione in generale. L'atto principale che viene predisposto da ANAC annualmente è il Piano Nazionale Anticorruzione, il primo del 2013, l'ultimo è stato, si è avuto il PNA del 2019, si è avuto a novembre 2019. All'interno di questi PNA, quindi, è all'interno della legge 190, da cui scaturisce ANAC che delibera questi vari PNA, si è individuato anche il fatto che ciascuna amministrazione deve adottare annualmente il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. Ha individuato sempre la 190 una figura importantissima, che
il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza che deve essere all'interno di ciascuna amministrazione, e poi, come abbiamo visto, diciamo, facendo un cenno al decreto legislativo numero 33, quello della trasparenza, ha stabilito che gli elementi della trasparenza, cioè ciò che compone la trasparenza, quindi l'albero della trasparenza, deve essere inserito all'interno del piano nazionale, nel piano triennale di prevenzione della corruzione. Tant'è vero che il piano triennale di prevenzione della corruzione si chiama anche piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Un altro elemento importante inserito all'interno del primo PNA del 2013, che poi ha avuto una serie di aggiornamenti fino all'ultimo del 2019, è l'individuazione di un concetto, cioè del concetto delle aree di rischio. Si parte da questo presupposto: ciascuna amministrazione, nel momento stesso in cui fa la mappatura dei propri processi per individuare dove ci possono essere delle falle e per individuare la misura di prevenzione della corruzione adeguata a quel singolo processo, ha individuato delle aree di rischio, in modo tale che ciascun processo possa essere e debba essere collegato alle aree di rischio individuate dai vari PNA, che, come vediamo da questa slide, sono aumentate notevolmente, fino all'ultima, che è la gestione dei rifiuti, quella individuata dal PNA del 2018. Nulla vieta, evidentemente, che ciascuna amministrazione, laddove lo ritenesse opportuno, può creare delle aree di rischio specifiche. Quindi noi ci troviamo a parlare della area di rischio, quella definita dal 2013, quella definita nel PNA del 2013, che è acquisizione e progressione del personale in termini di bandi di gare. Ora, nel momento stesso in cui io ho bisogno di reclutare, quindi di fare delle assunzioni all'interno del mio comune, all'interno della mia amministrazione, devo scegliere una procedura da seguire, e la procedura da seguire deve essere strettamente collegata al livello della competenza che io sto richiedendo nel mercato del lavoro. Inoltre, la procedura dovrebbe poter garantire in un certo qual modo due criteri principali, che sono l'efficacia e la celerità. Di conseguenza, la legge ci mette a disposizione tutta una serie di procedure, che sono il concorso pubblico per esami, il concorso pubblico per titoli, il concorso pubblico per titoli ed esami, il corso concorso, cioè a fronte di un corso che io faccio, poi mi trovo a svolgere le mie prove, quindi il mio concorso, e infine la selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta. Torno a dire che la scelta della tipologia di procedura che voglio seguire è strettamente connessa alla figura professionale che sto cercando. Per partecipare a questi concorsi, il candidato deve avere dei requisiti minimi. È evidente che anche qui i requisiti sono strettamente collegati al profilo messo a bando. Quindi, per profili di un certo livello alti, per esempio il responsabile dell'area finanziaria di un comune, oppure il responsabile dell'area urbanistica dello stesso comune, è evidente che sono necessari dei profili e dei requisiti di un certo livello. E inoltre devono essere presi in considerazione dei requisiti che sono individuati in base al numero prevedibile di candidati che aspirerà o che parteciperà a questo concorso. Questi requisiti, in un certo qual modo, devono in un certo qual modo dimostrare la competenza e l'esperienza in maniera anche documentata. Infine, quello che è minimo che si deve avere affinché si possa, come dire, partecipare a un concorso pubblico, sono fondamentalmente le competenze linguistiche e le competenze informatiche. Le competenze linguistiche, può essere anche richiesto e opportuno presentare un certificato di un certo livello di conoscenza della lingua inglese. Cioè, non soltanto devo dire che so l'inglese, o magari
so utilizzare un computer, ma è opportuno in determinate situazioni presentare un certificato che attesti questa cosa che affermo. Inoltre, è richiesto in determinate situazioni, soprattutto laddove io immagino che le domande per occupare quella data posizione messa a bando siano numerose, è suggeribile organizzare una preselezione. Quindi la preselezione sia, lo dice la parola stessa, faccio una selezione di alcune persone che poi successivamente potranno partecipare e svolgere le prove oggetto d'esame e del concorso. Però le preselezioni devono avere delle caratteristiche principali. Innanzitutto devono essere rapidi, delle preselezioni veloci, devono mantenere la caratteristica della imparzialità. E infine devono presentare anche la caratteristica dell'efficienza. Questi sono gli elementi imprescindibili affinché si possa avere una preselezione fatta per bene. Inoltre, la preselezione è organizzata per essere celera, per esempio, si utilizzano anche lettori ottici, in modo tale che il foglio di carta compilato dal potenziale candidato venga messo all'interno di questa macchina e questa macchina ti dice rapidamente se le risposte sono state date in maniera corretta o sbagliata e quantificare di conseguenza il tutto. È evidente che però la preselezione può essere fatta fondamentalmente secondo due criteri. Uno con domande basate sulla preparazione, che potrebbe avere un senso. Due, un secondo modo potrebbe essere, per esempio, una domanda risposta multipla. È obbligo della pubblica amministrazione comunque pubblicare tutte le domande che potrebbero essere utilizzate all'interno della preselezione. È evidente che le domande risposta multipla, una volta che vengono pubblicate all'interno del sito, e questo porta a rendere più favorevole, più agevole per le persone, rende più agevole le persone che hanno una grande capacità mnemonica. E quindi, in un certo qual modo, si potrebbe fare un torto a chi magari non ha una spiccata capacità mnemonica, ma allo stesso tempo ha altre capacità e professionalità forse molto più importanti per svolgere quel tipo di lavoro. Quindi si può pensare che un altro metodo per fare una buona prova di preselezione è poter mettere in campo dei quesiti in cui il candidato deve saper risolvere un determinato tipo di problema. Quindi avere la capacità, dimostrare la capacità da parte del candidato di avere una certa logicità. Il che non è, diciamo, può portare dei problemi in termini di rapidità e di efficacia, però non è da sottovalutare questo aspetto. Una volta che viene di conseguenza svolta la prova di preselezione, il numero dei candidati ammessi deve essere, si suggerisce che sia o il multiplo del numero dei posti, in modo tale da non creare dei problemi organizzativi nella fase successiva. Gli ammessi alle prove chi sono? Si possono seguire diversi criteri. Il primo criterio è il numero in base alla graduatoria, i primi classificati, oppure quelli che hanno superato un certo punteggio minimo. Oppure, infine, quello che secondo me è probabilmente il criterio migliore, è la combinazione dei due criteri, cioè i primi classificati bene entro un certo punteggio minimo. La preselezione, per esempio, avendo detto che spesso devono essere utilizzati dei sistemi automatizzati, può essere un'attività esternalizzata, in modo tale che questo
quei requisiti che vi avevo detto, cioè rapidità, imparzialità ed efficacia, vengano effettivamente realizzati e concretizzati. Però, in conseguenza, l'amministrazione pubblica, in un certo qual modo, deve, una volta che ha deciso di esternalizzare questo tipo di prova, si deve cautelare da eventuali danni derivanti dall'inefficienza o dalle violazioni. Questo lo dico perché so che alcune amministrazioni che seguo che hanno avuto dei grossi problemi durante le preselezioni, perché magari le domande erano già risposte, era già individuata la risposta, oppure ci sono stati altri problemi, sempre di tipo organizzativo. Quindi l'amministrazione, nel momento stesso in cui decide di esternalizzare il tutto, si deve anche cautelare, per eventuali danni subiti. Una volta che viene effettuata questa preselezione, un altro elemento da prendere in considerazione laddove, per esempio, si faccia il concorso secondo la procedura per titoli ed esami o anche semplicemente per titoli, è importante l'individuazione dei titoli stessi. I titoli possono essere o diciamo titoli di servizio oppure altri titoli. Quindi ciascuno che presenta determinati titoli gli può essere attribuito un peso maggiore, quindi un punteggio maggiore rispetto ad alcuni soggetti che invece non presentano questi titoli. Questo si può verificare per esempio per i titoli di servizio, però allo stesso tempo è da sottolineare il fatto che i titoli di servizio non devono rappresentare un discrimine, cioè non devono essere un aspetto di discriminazione, tendendo a diminuire il numero della platea dei potenziali candidati. Quindi i titoli di servizio sono importanti, ma devono assumere un punteggio non troppo elevato, non devono avere un punteggio troppo elevato. E alcuni titoli di servizio possono essere equiparati a titoli svolti all'interno di studi professionali o di altre tipologie di lavori svolti da un potenziale candidato. Perché? Perché quando parliamo di titoli di servizio facciamo strettamente riferimento a quel titolo che si è potuto ottenere lavorando all'interno della pubblica amministrazione e magari all'interno di quell'ufficio per il quale si sta svolgendo e si sta facendo il concorso. Quindi titoli di servizio sì, però non, in modo tale da non affidare, da non dargli, da non attribuirgli troppo peso e troppo punteggio. Infine, quello che ci si raccomanda è che questi titoli di servizio in un certo qual modo possano essere valutati, perché non è sufficiente, se ci pensiamo bene, il fatto di aver svolto una certa attività, una certa mansione all'interno di una pubblica amministrazione, ma bisogna riuscire a capire anche come questa attività e questa mansione è stata svolta, cioè in maniera meritevole o meno. Sappiamo che all'interno delle varie pubbliche amministrazioni esistono i vari sistemi di valutazione che hanno proprio questo scopo. Questo elemento, cioè valutare la performance delle varie persone nella loro attività. Però sappiamo anche che, siccome i sistemi di valutazione sono disomogenei da amministrazione a amministrazione, eccolo lì che magari si potrebbe avere un problema. Quindi, laddove è possibile svolgere e fare delle valutazioni oggettive su questi titoli di servizio, è opportuno farlo, però con le giuste accortezze. Ora, i titoli devono essere presentati dal potenziale candidato in attinenza con la prova d'esame che si deve svolgere, oppure con la posizione che si cerca di occupare a fronte della vittoria del concorso pubblico. Quindi presentare titoli che non hanno nessun significato a fronte di quel concorso messo a bando non ha importanza, anzi,
è meglio non presentarli. Quindi qui ci si deve raccomandare nel presentare soltanto quei titoli che hanno una attinenza con la posizione che si deve ricoprire, cioè col profilo che si sta cercando. Questo per due ordini di motivo. Uno, per non gravare troppo la commissione nell'analizzare questi titoli, perché è ovvio che se io porto una valangata di titoli, la commissione si troverà per ciascuno dei vari candidati a esaminare tutta una serie di titoli e quindi i tempi si allungano. Invece abbiamo detto che una delle caratteristiche principali del bando di concorso è quello di cercare il più possibile, nel rispetto delle regole, di essere rapidi. E quindi questo è importante in modo tale da non ingolfare il lavoro della commissione. E quindi quello che si raccomanda è di presentare un certo numero di titoli che siano concilianti o comunque confacenti all'attività che si dovrà svolgere una volta che il concorso viene concluso e magari si è vinto. Una volta che quindi abbiamo detto essere svolta la preselezione, i candidati dovranno sostenere delle prove e le prove devono comprovare il fatto che ciascun candidato dimostra di avere determinate conoscenze e di determinate competenze, scusate, e inoltre queste prove devono dimostrare che il candidato possa fare dei collegamenti e risolvere anche dei problemi, collegamenti tra materie diverse che intervengono all'interno della prova stessa. Cioè dare capacità non soltanto di far sapere che tu sai quella data materia, ma dare la capacità, far capire che si ha la capacità di risolvere problemi a fronte della competenza e della conoscenza che tu hai. Questo è l'elemento cardine affinché una prova possa essere fatta, abbia un senso. Le prove possono essere di tipo teoriche o di tipo pratiche. Prove teoriche, come ho già detto, devono verificare la conoscenza e la capacità di fare collegamenti tra le varie materie, perché è ovvio che se io non dimostro questa capacità, io sono come se fossi mancato. Inoltre, dare la possibilità, di far dimostrare al candidato che queste conoscenze che si hanno sono utilizzate per risolvere i problemi, perché quando ci si troverà poi a dover effettivamente lavorare all'interno di quella pubblica amministrazione, è evidente che si presenteranno dei problemi e questi problemi devono essere risolti con la propria capacità, la propria abilità, la propria competenza e le proprie conoscenze. Quindi, questo per dirvi cosa? Che la prova teorica non necessariamente deve essere un tema, perché il tema è poco dimostrativo della vostra abilità, dell'abilità del candidato. Un tema invece dove si presentano dei problemi da risolvere è, quindi dei quesiti, è probabilmente una prova teorica più confacente alla mia attività. Infine abbiamo le prove pratiche, cioè infine no, perché poi ci sono pure le prove orali, però le prove pratiche sono un altro elemento fondamentale da prendere in considerazione. Perché? Perché io, se voglio valutare una persona, lo devo mettere di fronte a una situazione che gli si potrebbe verificare una volta che venisse assunto. Quindi io devo creare delle situazioni simili che gli si possono presentare davanti. E quindi, per esempio, una prova pratica potrebbe essere la redazione di note, di pareri, di atti, ma non solo, anche situazioni di vita vissuta. Pensiamo, per esempio, alla polizia municipale, oppure ai tecnici. Quindi, è opportuno che in queste prove pratiche si possa effettivamente osservare come il soggetto praticamente risolve un eventuale problema che gli si può presentare davanti.
Infine, può essere anche richiesta la prova orale e quindi nella prova orale non soltanto, come nelle altre prove vi ho detto, si deve dimostrare la conoscenza di una materia, ma la possibilità e far emergere la capacità di sostenere delle tesi, delle obiezioni, sapere anche mediare, cioè cercare di individuare delle prove che possano mettere in evidenza anche la componente umana, non soltanto la componente conoscitiva. Che con la componente conoscitiva magari si è poco pratici. Si è poco pratici. Una volta che quindi viene diciamo, svolto questo tipo di prove, si ha una graduatoria. Ci si raccomanda, e il decreto legislativo numero 75 del 2017 lo rimarca, il fatto che il numero dei candidati. Si deve individuare che il numero dei candidati idonei non superi il 20% dei posti. Questo per non creare delle liste d'attesa eccessive, delle persone, scusate, che liste d'attesa che poi in realtà si attende, ma delle idoneità che poi alla fine, all'atto pratico, non svolgeranno mai quel lavoro perché il numero di idonei è eccessivamente elevato. Quindi ci si raccomanda questo principio, cioè che il numero degli eventuali idonei non superi il 20% dei posti messi a concorso. Bene, ma chi è che deve svolgere questo tipo di attività e quindi fare la graduatoria e quindi stabilire chi è idoneo e chi non è idoneo? È la Commissione, i vari membri della Commissione. Come si decide chi può far parte di questa commissione e chi invece non può far parte di questa commissione? È evidente che la scelta dei commissari, dei membri di commissione, è strettamente collegato alla capacità e alla professionalità che si sta cercando. Di conseguenza si fa domanda, ciascuno che pensa di avere quelle caratteristiche per diventare commissario di quel bando fa domanda. Nel momento stesso in cui si ha una rosa di persone, mediante sorteggio si stabilisce chi diventerà, chi sarà il membro della commissione stessa. Quindi la scelta dei commissari, dei potenziali commissari, deve essere fatta in base alla professionalità da reclutare e quindi in base alle caratteristiche del membro stesso, ma anche dell'oggetto del bando di concorso. La composizione della commissione deve essere una composizione equilibrata tra le varie figure, cioè se la commissione è fatta da quattro persone, sarebbe poco furbo e poco intelligente individuare quattro persone che sono esperte di un'unica materia. Ma è assolutamente auspicabile il fatto di scegliere quattro persone che abbiano competenze diverse, in modo tale da poter coprire qualsiasi tipo di valutazione, sia rispetto alle prove teoriche, sia rispetto alle prove pratiche. Cioè è importante che la composizione delle varie commissioni sia una composizione equilibrata in termini di professionalità e di conoscenza. In modo tale da dare maggiori elementi affinché si possa garantire l'efficacia e l'efficienza e la competenza della commissione che si è andata a individuare. Ora è importante dire, come abbiamo accennato all'inizio, che non tutti possono far parte di una commissione concorso. Cioè, si ha un caso di inconferibilità. Quando è che si ha il caso di inconferibilità? Si ha il caso di inconferibilità quando un membro della commissione sia stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato,
per delitti contro la pubblica amministrazione. E questo lo stabilisce l'articolo 35 bis del decreto legislativo numero 165 del 2001. Quindi, chiunque abbia avuto una sentenza di condanna contro la pubblica amministrazione non può far parte, non può essere un membro della commissione di concorso, neanche della commissione di merito, come vedete. Quindi si ha un caso di inconferibilità, quello che dicevamo prima, quindi non è sanabile, non è che sai, aspetta 10 anni, la posizione si aggiusta e quindi io posso ritornare a essere membro della commissione. No, in questa vita la situazione non è sanabile. E qua ho riportato questo articolo numero 35, in cui si dice proprio espressamente che non si può far parte della commissione di concorso nel momento stesso in cui si è stati sottoposti a una sentenza per reati contro la pubblica amministrazione. Quindi, affinché si possa verificare questo, quando l'ente decide di organizzare questo concorso e quindi decide di nominare la commissione, il comune deve acquisire una dichiarazione sostitutiva che attesti l'assenza di condanne da parte del potenziale commissario. Inoltre, l'ente non soltanto acquisisce questa dichiarazione, ma l'ente inoltre deve acquisire per il soggetto che si presenta e che ha presentato questa dichiarazione il certificato finale. E il certificato dei carichi pendenti, in modo tale che ci sia un match tra quanto dichiarato dal potenziale commissario e la realtà dei fatti che deriva appunto dal certificato penale e dal certificato dei carichi pendenti. È ovvio che questa dichiarazione e questi certificati penali e dei carichi pendenti sia, basta usare un po' la logica, si abbiano prima dell'insediamento della commissione stessa. Inoltre, ANAC interviene in merito a questo articolo 35 bis e stabilisce che l'inconferibilità si ha non soltanto per il delitto consumato, tra virgolette, ma anche per il tentato delitto. Quindi restringe ulteriormente ANAC la possibilità di far parte di una commissione. Qui ho riportato un esempietto molto semplice di vita vissuta reale, con la sentenza del TAR Lazio del 2019, questa 7598, in cui una candidata che aveva partecipato al concorso per diventare notaio si è resa conto che uno dei membri della commissione era stato condannato. Addirittura per reati contro la pubblica amministrazione nel lontano 1994. Fatto sta che il TAR gli ha dato ragione e quindi ha detto che quel commissario non poteva far parte di quella commissione. Quindi ha dato la possibilità e ha stabilito con sentenza che questa candidata potesse essere riammessa a sostenere nuovamente il colloquio orale. Quindi vedete che questo articolo 35 bis sull'inconferibilità dell'incarico è molto importante. È molto importante perché il TAR o la giustizia amministrativa inequivocabilmente dà ragione al ricorrente nel momento stesso in cui si verifica questa situazione. Un altro aspetto importante da valutare rispetto alla commissione di gara, anche se vedremo che ci sono delle eccezioni, è relativamente al conflitto di interessi. Conflitto di interessi sappiamo essere un elemento preponderante all'interno della nostra pubblica amministrazione, all'interno dei nostri comuni, perché è una situazione che si può verificare ogni giorno, con ognuno di noi. Se vogliamo definire conflitto di interessi, è fondamentalmente l'interesse secondario del decisore pubblico, cioè di colui che vive e che abita. Che lavora all'interno della propria pubblica amministrazione, che tende a interferire, quindi a essere più forte rispetto all'interesse primario dell'amministrazione pubblica,
dell'amministrazione pubblica, che è l'interesse primario, l'interesse della collettività e di tutti i cittadini. Quindi in pratica c'è una relazione che si può creare tra me dipendente pubblico e un mio conoscente, mettiamola così, in cui si evidenzia che per il mio conoscente o anche per me stesso esiste un interesse secondario più forte che interferisce con l'interesse primario e quindi io di conseguenza adottando un comportamento non consono e quindi facendo un abuso di potere. Cerco di agevolare l'interesse secondario rispetto all'interesse primario. Quindi, con questo per dirvi cosa? Che il conflitto di interessi in realtà è una situazione. Cioè, non c'è nulla di male nel momento stesso in cui si ha un conflitto di interessi, perché ognuno di noi, a fronte delle proprie relazioni amicali, ma non solo, a fronte della propria vita sociale, questo periodo un po' ridotta per via del coronavirus, comunque, a fronte della propria vita sociale, si può trovare in una situazione di conflitto di interessi. Allora, quello che discrimina è il comportamento che si adotta, che io adotto pubblico dipendente nel momento stesso in cui ho un conflitto di interessi. Quindi il comportamento fondamentalmente fa degenerare la situazione del conflitto di interessi in un reato di corruzione. Quindi questo è importante da dire, è importante da sottolineare. Come faccio, per esempio, a riconoscere quando ho un conflitto di interessi? E il grado stesso del conflitto di interessi. Allora, per capire se ci si trova di fronte a conflitto di interessi, fondamentalmente si devono realizzare due elementi, che sono uno, l'intensità delle relazioni, quindi io e mia moglie, io e mio zio, io e i miei genitori, io e un mio carissimo amico, e il contesto, quindi io che lavoro all'interno di un comune, io per esempio che lavoro all'interno dell'ufficio anagrafe. Il conflitto di interessi può essere attuale o reale quando questi due elementi, quindi io che lavoro all'interno della pubblica amministrazione dell'ufficio anagrafe e mia moglie che mi si presenta per chiedere un determinato certificato in maniera veloce, rapida, eccetera, sia il conflitto di interessi attuale perché questi due elementi sono molto forti, c'è cioè una forte intensità di collegamento e di relazione. È un forte contesto. Nel caso del conflitto di interessi attuale, la legge ci dice che bisogna assolutamente astenersi. Quindi io mi devo astenere nel svolgere la mia attività e delegare e comunicare il fatto che sono in conflitto di interessi. Però abbiamo detto che sono due elementi, l'intensità delle relazioni e il contesto. Supponiamo che il contesto viene meno o perlomeno è molto debole. Quindi mi si presenta sempre mio zio in ufficio al comune, però invece di chiedere un certificato anagrafico, va a chiedere per esempio un permesso a costruire all'ufficio dell'urbanistica. Allora si presenta sempre mio zio e quindi il rapporto di parentela e la relazione sociale è molto forte. Però il contesto viene meno perché va a chiedere un certificato a un ufficio per il quale io al momento non ci lavoro. Allo stesso tempo, questo è il cosiddetto conflitto di interessi potenziale, che però deve essere grosso modo disciplinato come il conflitto di interesse attuale. Quindi c'è il dovere di segnalazione e c'è l'obbligo di astensione. L'ultimo caso che caratterizza il conflitto di interesse apparente è quando l'intensità non è particolarmente forte, quindi invece di presentarsi mio zio si presenta un mio conoscente e il contesto rimane sempre molto debole perché va a chiedere, torna a dire, per esempio, sempre il famoso permesso a costruire, quindi va a chiedere un documento a un ufficio per il quale io al momento non sto lavorando. Allora, questa situazione del conflitto di interesse apparente è un po' più difficile da
attenzionare, da prendere in considerazione. Perché? Perché non mina tanto l'attività amministrativa, ma mina, attenzione, la credibilità dell'azione amministrativa e l'immagine dell'amministrazione stessa. Perché? Perché può dare luogo questa relazione, nel momento stesso in cui un soggetto esterno non la può quantificare, quindi io il mio conoscente non sa in che termini siamo conoscenti, magari lui pensa che siamo super amici, invece siamo semplicemente dei conoscenti. Quindi può dare luogo il conflitto di interesse apparente a pettegolezzi, a dicerie, e di conseguenza va a minare l'immagine della pubblica amministrazione. Allora, anche in questo caso, è opportuno astenersi dallo svolgere le varie attività. Da questa slide potete vedere che il conflitto di interessi si può verificare in molteplici situazioni, perché non soltanto in base a relazioni amicali, come abbiamo detto, o relazioni familiari, ma anche relazioni finanziarie, cioè si presenta un mio creditore, un mio debitore, oppure gravi ragioni di convenienza, oppure relazioni extra istituzionali, oppure relazioni professionali future, cioè il famoso pantouflage. Allora, la legge, l'articolo 6 del DPR numero 62 del 2013, che sappiamo essere bene il codice del comportamento dei dipendenti pubblici, ci dice che ciascun pubblico dipendente, all'assegnazione dell'ufficio, deve informare per iscritto tutti i rapporti diretti o indiretti che ha avuto negli ultimi 3 anni, precisando se questi rapporti ce li ha avuti in prima persona oppure se ce li ha avuti i suoi parenti entro il secondo grado, convivente, moglie e quant'altro. Qualora si abbia questa situazione, l'articolo 6 ci dice che il soggetto deve fare un passo indietro, cioè si deve astenere nel prendere delle decisioni. L'articolo appresso, che è il numero 7, ci dice che mi devo astenere non soltanto in questa situazione, ma anche nelle situazioni in cui ci sia un'amicizia, quindi un rapporto di frequentazione abituale. Questo lo dico perché ci tornerà utile quando parleremo di conflitto di interessi nel caso dei membri della Commissione. Infine, la legge 190 ha inserito anche una disposizione, l'articolo 6 bis, all'interno della 241 del 90, nel quale si dice che i responsabili dei procedimenti, i titolari di uffici, devono astenersi, quindi devono fare un passo indietro nel caso di conflitti di interessi. Bene. Così come l'abbiamo detto, il conflitto di interessi nel momento stesso in cui un membro di una commissione conosce un potenziale candidato, si dovrebbe assumere. Invece la legge, rispetto al bando di concorso, ci dice che in realtà per stabilire se un soggetto che fa parte di quella commissione si trova in conflitto di interessi, dobbiamo leggere attentamente l'articolo 51 del Codice di Procedura Civile. L'articolo 51 è nato per individuare casi di incompatibilità per i giudici che devono celebrare un dato processo. Quindi il giudice, affinché possa celebrare quel processo, deve avere tutta una serie di elementi che non si devono verificare. La stessa cosa per il membro di commissione. Quindi il membro di commissione non può far parte di quella commissione se ha un interesse nella causa o in un'altra vertente su identica questione di diritto. Il giudice, deve astenersi se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori, oppure si deve astenersi se egli stesso o la moglie ha causa pendente o gravi inimicizie o rapporti di credito o debito con una delle parti. Appresso, infine, se si deve astenere se curatore, tutore, procuratore o agente o datore di lavoro di una delle parti. E
infine, se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, eccetera. Quindi, da questo noi capiamo in maniera molto chiara che il conflitto di interessi per i giudici e quindi anche per i membri di commissione, visto che vengono equiparate le due figure, è disciplinato da questi 5 punti. Quindi si riduce molto il ventaglio del conflitto di interessi, che invece abbiamo visto essere un ventaglio molto vasto, molto grande. Quindi nelle commissioni il discorso cambia un po' rispetto a quello che ci siamo detti, perché vige questo famoso articolo 51 del codice di procedura civile. Quindi, per esempio, è escluso, e adesso qua vedrete all'interno delle slide, da questa fino alla successiva, per un paio di slide successive, diverse sentenze, gli estratti di alcune sentenze del Consiglio di Stato e del TAR. E per esempio, qua ci dice chiaramente che non si ha il conflitto di interesse la conoscenza personale o professionale del soggetto. Perché? Perché molto spesso viene messa a bando una posizione che magari è già coperta da un soggetto che però ha un contratto a tempo determinato. Allora, quel soggetto, Mario Rossi, evidentemente ha la possibilità di partecipare a quel concorso. Si dà il caso che il membro della commissione di quel concorso sia il suo responsabile. Allora, la legge ci dice che non esiste il conflitto di interessi tra il responsabile e Mario Rossi, tra il suo responsabile e Mario Rossi. Perché la conoscenza personale e professionale non è una di quelle fattispecie che rientrano nell'articolo 51 che abbiamo letto poc'anzi del codice di procedura civile. Si ha però conflitto di interessi, se leggiamo un pezzo della sentenza del Consiglio di Stato, quella successiva, si ha conflitto di interessi se si prova, se si riesce a provare che quella conoscenza personale o professionale ha influenzato, ha impattato notevolmente nel giudizio sul candidato. Quindi bisogna, l'onere della prova sta a me dire, guarda che quei due si conoscevano talmente tanto bene che lui non poteva far altro che ammetterlo e inserirlo nella graduatoria e fargli vincere il concorso. Poi, qui, per esempio, si ha il conflitto di interessi. Non si ha conflitto di interessi nei rapporti personali che, per esempio, si può avere tra maestro e allievo. Okay? Però si ha invece conflitto di interessi se tale rapporto determina un sodalizio professionale, con una reciprocità di interessi di carattere economico. Ecco, quindi se si riesce a dimostrare che l'interrelazione tra il membro della commissione e il candidato è un interesse di tipo economico o un sodalizio professionale molto forte, allora lì si ha il caso di incompatibilità. Si è in presenza di un'incompatibilità. Per esempio, pensiamo nell'ambito universitario, si ha il conflitto di interessi nel caso concorso universitario in cui il rapporto tra il professore e il candidato sia un rapporto professionale ed interesse economico. Quindi si ribadisce che la conoscenza non è elemento di conflitto di interessi nell'ambito della commissione di gara per i soggetti che fanno parte della commissione di gara. Perché? Perché non è una delle fattispecie elencate dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
Però se si riesce a dimostrare che questa conoscenza ha altri fini, fondamentalmente fini di natura economica, allora si ha il conflitto di interessi. Questo è un aspetto molto importante. Anac, a sua volta, ha rimarcato e ha confermato quanto definito dalle varie sentenze del Consiglio di Stato. E quindi si dice che esiste un conflitto di interessi se c'è una comunione di interessi economici e stabili tra il candidato e il commissario. Quindi ANAC rafforza ulteriormente questa interpretazione. Tornando in generale a come deve essere gestito il conflitto di interessi, la segnalazione del conflitto di interessi deve essere indirizzata al dirigente, il dirigente lo deve valutare e deve rispondere per iscritto al dipendente che si è autodenunciato, cioè ha fatto presente di essere in conflitto di interessi. Nel caso in cui si riscontri che c'è un conflitto di interessi, il dirigente dovrà sollevare il dipendente dall'incarico e affidare l'incarico a un'altra persona. Qualora il conflitto di interessi riguarda il dirigente stesso, allora la persona che dovrà svolgere questa valutazione ed eventualmente sollevare, il dirigente dall'incarico è il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Perché ho voluto, affrontare in maniera che mi ha preso un po' di tempo, quindi in maniera un po' delicata, un po' approfondita il discorso del conflitto di interessi, che, perché porta a una responsabilità, responsabilità disciplinare del dipendente. Quindi se ti va bene, sei sottoposto a un procedimento disciplinare e tutti gli atti che sono stati svolti sono illegittimi. Ora, per chiudere il quadro del bando di gara, del bando di concorso, scusate, non il bando di gara, il bando di concorso, dobbiamo affrontare tutto quello che è strettamente collegato alla trasparenza. Però prima di parlare della trasparenza strettamente collegato al bando di concorso, penso che sia utile elencare tutta una serie di principi della trasparenza stessa. Quindi, il concetto di trasparenza è stato definito dall'articolo 1 del decreto legislativo numero 33, in cui si stabilisce che il cittadino deve poter svolgere forme diffuse di controllo, e quindi sapere e capire come sono stati spesi le risorse pubbliche a fronte di determinate attività svolte dalla pubblica amministrazione. Quindi io ho la capacità o il diritto di poter verificare e controllare come la pubblica amministrazione ha svolto la sua attività. E quindi è un concetto del tutto nuovo, assolutamente innovativo. Tant'è vero che questa capacità di controllare in maniera diffusa da parte del cittadino viene ulteriormente realizzata e avvalorata dall'introduzione di un istituto completamente nuovo, un istituto giuridico completamente nuovo, o perlomeno nuovo in senso relativo, ma innovativo, che non era presente nel nostro ordinamento, che è l'accesso civico generalizzato, cioè la possibilità di richiedere qualsiasi tipo di informazioni detenute dall'amministrazione stessa. Ritornando ad amministrazione trasparente, quindi, abbiamo detto che la trasparenza rientra all'interno del piano triennale di prevenzione della corruzione. Quindi, quando si tratterà della trasparenza all'interno del nostro piano, di solito dovrà essere riportato tutto l'albero della trasparenza, in cui deve essere scritto in maniera chiara e precisa quali sono i responsabili che devono trasmettere il dato e quali sono i soggetti, gli uffici e i responsabili che devono pubblicare il dato stesso. Inoltre, si chiede, che ciascun dato debba essere aggiornato e quindi l'aggiornato deve essere fissato all'interno, del piano triennale di prevenzione della corruzione, soprattutto per quando parliamo di un aggiornamento tempestivo, perché sappiamo dalla slide successiva che,
l'aggiornamento di questi dati può essere fatto annualmente per quei dati contabili, tipo il bilancio e quant'altro, che devono essere aggiornati ogni anno, oppure può essere fatto un aggiornamento semestrale, come per esempio per i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti amministrativi. Oppure può essere fatto un aggiornamento trimestrale, come per esempio i tassi di assenza del personale, oppure può essere un aggiornamento tempestivo. Ed eccolo là che ciascuna pubblica amministrazione può definire all'interno del proprio piano quando questo aggiornamento si deve intendere in senso tempestivo. Quindi una settimana, 15 giorni, un mese, e lo si deve mettere nero su bianco all'interno del piano e all'interno di ciascuna sezione o sottosezione che compone amministrazione trasparente riportata all'interno del piano. Un esempio di tempestività è, per esempio, relativo agli atti di concessione di sovvenzioni e contributi, sussidi e ausili finanziari. Una cosa importante da dire è che il dato deve essere pubblicato all'interno di amministrazione trasparente in maniera qualitativamente adeguata. Cioè io devo dare la possibilità al cittadino di capire grosso modo con contezza i dati inseriti all'interno di amministrazione trasparente. Quindi laddove è possibile presentare questi dati in forma tabellare, perché è più amichevole la forma tabellare piuttosto che lo scritto fitto fitto fitto, ecco, lo devo esporre in maniera tabellare. E sull'aggiornamento ce lo siamo detto, quindi deve essere dato in maniera chiara. Inoltre, questi dati devono essere inseriti all'interno dell'amministrazione trasparente, devono essere aggiornati, come abbiamo detto, e devono rimanere su amministrazioni trasparenti per la maggior parte dei casi per 5 anni. In altri casi, come vedremo per esempio per i componenti della commissione di concorso per 3 anni. So, perché l'ho visto, che ci sono alcune amministrazioni che hanno un'automazione all'interno dell'amministrazione trasparente, quindi calcolano loro a livello informatico i 5 anni e i 3 anni, e quindi dopo i 5 anni e i 3 anni oscurano il dato. Ricordiamo che il dato non deve essere cancellato ed eliminato. Deve essere oscurato in modo tale che il dato stesso possa essere richiesto, passati i termini dei 5 anni e dei 3 anni, dal cittadino mediante l'istituto dell'accesso civico generalizzato. Infine, un altro principio fondamentale della trasparenza è il fatto che questi dati devono essere dati aperti, cioè dare la possibilità al cittadino di poterli riutilizzare, in modo tale che possano essere accessibili, in modo tale che questi dati possano essere importabili, in modo tale che questi dati possano essere appunto riutilizzati. Questo rientra nella qualità della forma del dato pubblicato. Questo per dirvi cosa? Per dirvi quanto dice questa delibera, in estrema sintesi, questa delibera numero 213 del 4 marzo 2020, cioè quindi di pochi mesi, di un paio di mesi un mese fa. Ai sensi della delibera ANAC, quella di cui ci siamo detti, gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte degli OIV o comunque cioè del nucleo di valutazione sono i consulenti collaboratori, i bandi concorsi, ecco perché lo dico, le attività e procedimenti, le sovvenzioni, sussidi, contributi e vantaggi economici, i servizi erogati e le informazioni ambientali. In merito a questa famosa attestazione sono stati prorogati i termini. Perché? Perché immagino che sia un problema derivante dalla situazione che stiamo vivendo dell'emergenza a causa del coronavirus. Quindi, con un comunicato successivo, quello del 12 marzo 2020, i termini sono stati prorogati come segue, nel senso che l'OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati non più al 31 marzo 2020, ma al 30 giugno 2020, e che l'attestazione deve essere pubblicata non più
entro il 30 aprile 2020, ma entro il 31 luglio 2020. Questo lo dico perché è molto importante. Cioè, i termini sono stati prorogati per l'attestazione. Ora entriamo nel merito, cioè in materia di concorsi pubblici, come deve essere gestita la trasparenza? In questi termini qua. Allora, la pubblicazione del bando deve essere fatta all'interno della Gazzetta Ufficiale, ma per gli enti locali, questa pubblicazione, può anche essere non necessariamente integrale sulla Gazzetta Ufficiale, ma può essere fatta all'interno dell'albo pretorio online. Quindi pubblicare bene i criteri di valutazione della commissione e dare evidenza delle tracce delle prove scritte, sia quelle estratte dalle prove, sia quelle preparate. Quindi è importante che questa pubblicazione avvenga sia all'interno della Gazzetta Ufficiale e sia all'interno di amministrazione trasparente, ma anche dell'albo pretorio online. Quindi la pubblicazione del bando in Gazzetta, però la pubblicazione all'interno della Gazzetta Ufficiale può essere fatta anche soltanto l'avviso di concorso, rimandando gli estremi del bando all'interno dell'albo pretorio online. Infine, la data di pubblicazione riportata, fatta nell'albo pretorio online, è suggeribile che coincida con la data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale. La pubblicazione del bando deve essere fatta, abbiamo detto, all'interno anche all'interno dell'amministrazione trasparente, e si deve anche pubblicare lo schema di domanda. Quindi la pubblicazione deve essere fatta per i bandi, per i criteri di valutazione e per le tracce delle prove scritte. Ora, all'interno, sempre rispetto alla trasparenza, devono essere pubblicati bene i criteri di valutazione della commissione, in modo tale che, come possiamo capire da quello che vi sto dicendo, è che la trasparenza, nel caso in generale, in questo caso qua, è una garanzia di seguire bene le procedure, cioè è all'atto pratico una misura di prevenzione della corruzione. Perché se si segue tutto quanto stabilito da quello che vi sto dicendo, è evidente che situazioni di opacità nella gestione dei concorsi potrebbero diminuirsi notevolmente. Perché si garantisce una grande trasparenza. Ecco perché si chiede la pubblicazione precisa e puntuale dei criteri di valutazione della commissione. Ed ecco perché bisogna dare evidenza della traccia delle prove scritte, delle tracce delle prove scritte, sia quelle estratte oggetto del concorso e della prova, che quelle preparate che però non sono state estratte. Infine, è stato soppresso dal decreto legislativo numero 97 del 2016, quello che ha modificato in parte il decreto legislativo numero 33, è stato soppresso l'obbligo di pubblicare tutti i bandi, scusate, espletati nel triennio precedente. Ma si ha l'obbligatorietà di pubblicazione dei bandi di concorso in entrata, l'obbligatorietà di pubblicazione delle procedure di mobilità, delle procedure di mobilità varie,
delle procedure selettive e anche delle assunzioni a tempo determinato. Quindi questo è un aspetto molto, molto importante. Un altro elemento importante da sottolineare, da rimarcare, è il fatto che la pubblicazione della commissione di gara è diversa rispetto alla pubblicazione, cioè su amministrazione trasparente, della commissione di concorso. Ci sono delle differenze. Infatti, non è previsto l'obbligo di pubblicazione per la composizione della commissione dei concorsi. Non è richiesta questa pubblicazione, è richiesta soltanto per gli eventuali membri esterni, i componenti esterni. Quindi il componente esterno della commissione, che rientra a tutti gli effetti come un consulente o un collaboratore, deve essere pubblicato all'estremo dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, gli altri incarichi svolti e anche il compenso. Quindi questo è importante, questo lo si ha soltanto per i componenti esterni della commissione, quindi non i componenti interni della pubblica amministrazione che sta svolgendo il concorso. La pubblicazione dei componenti esterni, allora, in pratica si devono pubblicare sempre all'interno di amministrazione trasparente, del membro esterno, l'attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di conflitto di interessi. E questa pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e deve avere la durata per 3 anni. Quindi la pubblicazione si deve avere per i 3 anni successivi alla cessazione. Quando parlavamo della durata, vi ricordo che dicevo o 5 anni o 3 anni. Ecco, questo è uno dei casi dei 3 anni in cui il dato deve essere disponibile all'interno di amministrazione trasparente. Quando parliamo di trasparenza, è evidente che il concetto di trasparenza a botte si contrasta notevolmente col principio e con il concetto di privacy. Tant'è vero che c'è stato questo provvedimento importante del garante della privacy del 15 maggio 2014, in cui si stabiliscono alcuni principi. Inoltre, si stabilisce che il provvedimento di obbligo di pubblicazione fondamentalmente sono due. Uno, il primo è l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza, che è quello che a noi ci interessa. L'altro obbligo di pubblicazione è derivante per altre finalità, come per esempio la pubblicazione dei matrimoni e delle delibere e quant'altro, che hanno un'altra finalità, che non è quel famoso finalità del controllo diffuso dei cittadini sull'operato della pubblica amministrazione. Sempre all'interno di questo importante provvedimento del garante della privacy, ci si dice che la regola fondamentale è che non si devono diffondere dati personali, quindi pensiamo per esempio al curriculum vitae del nostro componente esterno della commissione. Ecco, laddove c'è l'obbligo, questo dato, come in questo caso, deve essere pubblicato. Però questo non deve far capire a colui il quale legge il curriculum oppure altre informazioni che devono essere obbligatoriamente messe pubblicate su amministrazione trasparente, non devono far capire lo stato di salute del nostro soggetto, la malattia, se soffre di determinate patologie e anche se ci sono delle difficoltà economiche. Se vive in difficoltà economiche o varie altre problematiche. Di conseguenza, che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo pubblicare il dato, ma seguendo un criterio ben preciso. Il criterio è quello della minimizzazione, cioè minimizzare il più possibile,
il dato e quindi far capire soltanto quelle cose fondamentali da far capire che sono obbligatorie, come per esempio, l'esempio che mi viene è la dichiarazione dei redditi del sindaco. Io devo dare disponibilità e devo pubblicare la dichiarazione dei redditi del sindaco, ma non devo far capire se, per esempio, ha devoluto per esempio l'8 per 1000 o altre cose che si possono capire dalla dichiarazione, leggendo la dichiarazione dei redditi se uno è un pochettino avvezzo ed esperto. Una cosa importante che dobbiamo dire e che viene rimarcato su questo provvedimento del garante della privacy del 15 maggio 2014 è il seguente, cioè il principio generale è quello, come abbiamo detto, che il dato che viene pubblicato sull'amministrazione trasparente, anche strettamente collegato ai dati dei bandi di concorso, devono essere dati riutilizzabili. Ecco, il dato può essere riutilizzabile, deve essere riutilizzabile, però bisogna mettere un alert per tutti i dati che sono strettamente collegati a una persona fisica. Quindi, in modo tale che questi dati che trattano dati sensibili possano essere riutilizzati in maniera parziale. Questo è un elemento assolutamente importante da prendere in considerazione e da non sottovalutare. Ora, analizzando la gestione del processo dell'acquisizione del personale tramite concorso. In queste ultime due slide, poi avrete la possibilità di scaricare dal sito dell'IFEL. Io, che non so né leggere né scrivere, nel senso che io lavoro per le pubbliche amministrazioni, ma non sono esperto di personale nei processi che gestiscono il personale stesso. Quindi io a lume di naso e in base alla mia esperienza ormai lunga che ho nel relazionarmi con i vari comuni e le varie province, ho elencato tutta una serie di eventi rischiosi che si potrebbero verificare nel processo acquisizione e progressione del personale, quindi bandi concorsi. E ho individuato, di conseguenza, per ciascun evento rischioso, anche una possibile misura. Quindi, se volete, vi potete dare una guardata e una letta. Quello che vi voglio dire e sul quale io voglio rimarcare la vostra attenzione è che questi sono eventi rischiosi probabili e queste sono misure di prevenzione probabili. Ma quello che vi invito a fare invece, e come ci dice il piano triennale di prevenzione, il PNA del 2019, quando io faccio un'analisi del processo, in questo caso l'acquisizione e progressione del personale, io devo analizzare ed esplicitare i miei eventi rischiosi. Quindi io posso darvi delle idee, però chi meglio di voi sa quale evento rischioso si può verificare all'interno del vostro processo che gestisce i bandi di concorso. E quindi, di conseguenza, una volta che io ho evidenziato bene i miei eventi rischiosi specifici, va da sé che so individuare, che penso che possiate individuare in maniera altrettanto agevole le misure di prevenzione della corruzione. Cioè, in modo tale che non si possa verificare un evento di corruttivo a fronte di quel rischio che io ho individuato rispetto a quel processo che è acquisizione e progressione del personale. Quindi io qui vi ho dato un esempio a titolo informativo. Bene, io avrei concluso, quindi contrariamente a quanto avevo previsto, evidentemente mi sono sbrigato, andiamo a vedere quali possono essere le domande e andare a rispondere un pochettino alle vostre domande, iniziando dall'alto. Allora,
È obbligatorio creare e pubblicare. Allora, Francesca Spissu, è obbligatorio creare e pubblicare a monte una banca dati oppure si può procedere con l'estrazione delle domande in sede di concorso? Allora, come abbiamo detto, le domande devono essere pubblicate, devono rientrare all'interno del bando, devono essere pubblicate su amministrazione trasparente sia le domande estratte che le domande preparate in senso generale, per dare totale trasparenza alla gestione di questo processo. È opportuno questa pubblicazione. Poi, buongiorno, da dove discende l'obbligo di rendere disponibile la banca dati dei dipendenti delle domande per effettuare la preselezione? Discende dal fatto che è opportuno che questa pubblicazione debba essere fatta in modo tale da massimizzare la trasparenza, perché come abbiamo detto, il problema vero nella gestione di questo tipo di attività e di questa difficile materia dei bandi di concorso e degli appetiti che può creare il bando di concorso stesso è la trasparenza. Quindi, laddove si massimizza la trasparenza e si rende tutto molto più chiaro alla luce del sole, è più difficile che eventi corruttivi o comunque eventi di una certa opacità possano intervenire dentro la mia amministrazione e alla gestione di quello che sto facendo. Allora, alcune PA ammettono alle prove direttamente alcune tipologie di partecipanti, esempio interni. È legittimo? Federica Dalbrun. Allora, abbiamo detto che a fronte della tipologia che si segue nel fare il proprio concorso, abbiamo detto che fondamentalmente il bando di concorso può essere fatto secondo la tipologia degli esami, dei titoli, esami titoli e quant'altro. Bene, è opportuno l'individuazione di alcuni requisiti minimi per partecipare al concorso, quindi alla preselezione e al bando di concorso laddove ci sia la preselezione. E alcuni, mentre invece i titoli di servizio non necessariamente devono rappresentare un vincolo, perché se così facessimo, è evidente che escluderemo tutte le persone che magari hanno altrettanto una grande abilità e una grande capacità, ma che non hanno avuto la possibilità di lavorare all'interno di quella pubblica amministrazione o della pubblica amministrazione in generale. Quindi è opportuno che questi titoli di servizio siano valutati e siano presi in considerazione, ma è opportuno allo stesso tempo bilanciare questo criterio. Perché se no la situazione è evidente che io faccio quel concorso per quella persona lì. A me mi serve assumere Mario Rossi perché Mario Rossi è bravo, al momento ha un contratto a tempo determinato, io faccio in modo tale, restringo talmente tanto il campo che è evidente che a quel concorso ci possa partecipare soltanto Mario Rossi o comunque molte poche persone. Invece l'idea non è quella, l'idea è quella di far ricoprire quel ruolo, quella posizione alla persona migliore, che non necessariamente risulta essere Mario Rossi, anche se Mario Rossi so che lavora e so che ha lavorato bene. Quindi i titoli di servizio non devono essere elementi discriminatori, non devono diminuire la platea di potenziali candidati. Allora, questo
Allora, Paola Ferioli, per certificazione linguistica, cosa si intende? I livelli CET o PET sono a pagamento e hanno durata limitata nel tempo. Allora, è evidente che se uno ha i certificati possono essere di diversa natura e di diverso tipo. È ovvio che nel momento stesso in cui la lingua inglese diventa un requisito minimo, di partecipazione, io posso portare i certificati che ho, sia quelli a pagamento, quindi avendo svolto dei corsi a pagamento, sia quelli magari, dei certificati non a pagamento. Quello che invece è importante dire è che, questi certificati hanno valenza perché attestano effettivamente, il fatto che io, quella li la lingua inglese la conosco e la conosco anche bene. Allora, in quali casi si può chiedere un certificato di notevole servizio e in quali casi questo può essere rilasciato? Allora, Francesca, sempre Spissum, Sempre a relazionarmi con Francesca Spissu. Allora, lei chiede in quali casi si può chiedere un certificato di lodevole servizio e in quali casi questo può essere rilasciato. Abbiamo detto che i titoli in servizio, cioè quei titoli che si sono avuti perché ho svolto determinate mansioni all'interno della pubblica amministrazione, se io voglio fare un lavoro fatto bene, non devo richiedere semplicemente il titolo, ma io devo saper verificare se quel titolo, e quindi quell'attività, quella mansione, è stata svolta in maniera adeguata, in maniera meritevole. Ecco che sono importanti eventualmente prendere in considerazione le valutazioni, quelle fatte dall'OIV o dal NIV. Però sappiamo pure che se all'interno di una pubblica amministrazione, il regolamento di valutazione, il criterio di valutazione è molto ruspante, molto semplice. È evidente che, la valutazione meritevola, sicuramente avrà, delle controindicazioni, perché, dove il criterio di valutazione è più specifico, è più preciso ed è più puntuale, io effettivamente riuscirò a capire con contezza se quel titolo in servizio è stato svolto in maniera precisa, puntuale e in maniera meritevole. Poi. È possibile bandire concorsi per dirigenti per soli esami? Sì, penso che non ci siano controindicazioni, però è evidente che se dipendesse da me e se dovessi scegliere io, prenderei come minimo la tipologia di concorso per titoli ed esami con tutto quello che ci siamo detti per i titoli. Quindi titoli di servizio importanti, però ricordiamo che se io richiedo determinati titoli di servizio, sta al candidato scegliere quali titoli portare a esibire di fronte alla commissione. Nel bando di gara deve essere previsto, per esempio, portami 4-5 titoli di servizio. E quindi sta nella capacità e nell'abilità del nostro interlocutore, del nostro candidato, di capire, di individuare quali titoli portare alla commissione in modo tale che siano valutati
per bene e adeguati alla prova che devo svolgere e all'eventuale mansione che dovrò svolgere. Infine, se ne trovo un'altra. Carmela Barilla dice: chi stabilisce il merito? Ci sono tante sperequazioni. Lei ha ragione, lei ha ragione. Infatti, quello che è opportuno fare è fare delle valutazioni sulle valutazioni effettuate nel momento stesso in cui si ha un sistema di valutazione adeguato, puntuale, preciso e non ruspante.